Buongiorno e grazie di cuore per questi 3 giorni di lavoro così intensi e belli. Grazie a chi ci ha accolto, grazie a chi ha organizzato, grazie a chi ha reso possibile i lavori nelle sale, nei gruppi, e poi c'è un grazie particolare che va detto a Napoli. Dice, ma qui siamo a Portici, lo so, qui siamo a Pietrarsa, qui siamo nel luogo storico in cui il museo della ferrovia ci richiama il tempo nel quale il mezzogiorno era protagonista dell'innovazione infrastrutturale. La prima linea ferroviaria fu tra Napoli e Portici, ci richiama un tempo in cui noi qui eravamo assoluta avanguardia. E qua dovremo tornare, ma Napoli ieri ci ha fatto un regalo tra i tanti. Ed è un'immagine che molti delegati dell'Assemblea hanno visto all'ora del tramonto. È un'immagine che probabilmente anche ciascuno di voi si è fotografato e tenuto sul computerino, sul telefonino come salvaschermo. Questa immagine è l'immagine di ieri sera, è una delle tante immagini di ieri sera. E dimostra la bellezza che ci circonda, alla quale noi ormai siamo troppo abituati. Non vale soltanto per Napoli. Ho fatto il sindaco di una città che non teme confronti. E Chesterton diceva che ciascun luogo per ogni cittadino ha un sé di magico, di fantastico, di misterioso. Ciascuno di noi ha questa esperienza nel verificare, nel toccare, nel ritrovare i luoghi della propria identità. Ma quello che ieri appariva da questa immagine è che l'Italia ha un patrimonio straordinariamente suggestivo che ti porta con la mente a riflettere su ciò che noi siamo, che possiamo essere e che dovremo essere. Mi veniva in mente immediatamente Bagnoli e la sua storia di impressionanti sconfitte in questi 20 anni. E l'orgoglio di chi in questo periodo ha messo la parola fine alle polemiche assurde su Bagnoli, iniziando la più grande opera di bonifica per restituire Bagnoli ai napoletani e all'Italia. E mi veniva in mente Nisida, una storia di riscatto, una storia impressionante, perché Nisida è il carcere minorile di questo straordinario territorio, con storie devastanti. Con Andrea, con Gennaro, ci siamo stati qualche mese fa. Siamo andati in quel carcere. Questa immagine che vedete dietro è l'immagine di uno dei ragazzi di Nisida che guarda l'elenco delle vittime della criminalità organizzata. Nei giorni scorsi è apparsa una storia, la storia di quel ragazzo che vedete, che è stato aiutato e salvato dalla moglie della vittima a ritornare a una vita umana. Prendersi cura del proprio territorio significa anche celebrare non soltanto i luoghi della bellezza paesaggistica e culturale, ma i luoghi della bellezza umana, laddove il carcere minorile, nel momento di maggiore dolore, riporta la persona nell'ambito dell'umanità e le consente, nonostante tutto quello che è successo, di avere una nuova vita. Questa è la differenza tra chi grida metteteli dentro e buttate via la chiave e chi pensa che persino il carcere possa essere strumento di rieducazione. È l'immagine di Scampia, delle vele di Scampia, che andranno giù grazie agli investimenti che abbiamo fatto sulle periferie. Ma è l'immagine straordinaria di padre Loffredo, che ieri ci ha raccontato forse la storia più bella, tra le tante storie belle che abbiamo ascoltato. La storia del quartiere Sanità, la storia di una comunità che trasforma uno spazio in un luogo, ci ha detto. La storia di una comunità che di fronte al dolore e al disagio si mette in gioco, riparte, prova a dimostrare che non siamo tutti dei consumatori, ma siamo dei cittadini. È la storia di questa terra che mostra delle immagini bellissime e difficili,
e in cui noi abbiamo voluto celebrare la nostra conferenza programmatica. Pensando naturalmente, ho visto qui prima, ne ha parlato stamani mattina dal palco, a ciò che accade in tutta la Campania, da Caserta a Pompei. Ho visto Mauro Felicori, il suo lavoro sulla Reggia di Caserta, contro persino alcune forze sindacali che hanno detto a quel direttore questo lavora troppo, non rendendosi conto che la nostra scommessa è quella di far lavorare tanto le realtà dei beni culturali, come bene sa Dario, visto tutto l'investimento che abbiamo messo in questo settore, che porta a Pompei, che porta a Pestum, che porta alla Reggia, che porta a Capodimonte, che porta all'archeologico, l'idea che gli spazi siano luoghi, che la bellezza sia l'elemento che salva e che rilancia il nostro territorio, che l'identità sia la parola chiave di ciò che abbiamo fatto e di ciò che faremo. Ma abbiamo scelto di essere qua oggi in una stazione, in un luogo nel quale si parte, si arriva. Ieri Paolo, scherzando, ha detto: avete una certa passione per le stazioni. Sì, perché ci educano al viaggio, ci impongono il viaggio. Donne e uomini del Partito Democratico, o c'è il viaggio o non c'è futuro, o c'è la capacità di mettersi in discussione e ripartire o non c'è la politica. Chi pensa di fermarsi una volta per sempre nell'ambito delle proprie certezze è già finito, ha già perso senza saperlo. Il viaggio in treno, faticoso, 31 tappe, 2184 chilometri, siamo partiti dalle Ferrovie del Sud che nel 1855 erano all'avanguardia, oggi hanno bisogno di qualche investimento, come ben sa Graziano Del Rio che tanti denari ha messo, è innanzitutto il desiderio di mettersi noi in viaggio fuori dalle nostre certezze e di andare in ascolto a Scerne di Pineto, vicino a Teramo, bambini abusati, violentati. Bambini che sono stati allontanati dalle famiglie, che hanno perso la loro comunità. Nessuno vi racconta questo del nostro viaggio, vi dicono l'ultima dichiarazione su Banca d'Italia, sulla coalizione, sulla legge elettorale, ma non lo possono capire che cosa si prova a uscire da un centro in quel modo, da una casa famiglia, o dalla Lega d'Oro ad Osimo, dalla Lega del Filo d'Oro ad Osimo, o dalla comunità Emmaus di Foggia e trattenere a stento le lacrime per il dolore e la bellezza che hai visto. Eppure noi siamo quelli che, mentre gli altri continuano a insultarci, a organizzare i presidi di protesta per metterli su internet, non abbiamo paura ad andare nel fondo del dolore delle nostre comunità, a toccare con mano ciò che non funziona e a vedere la gioia, l'entusiasmo, l'orgoglio, la dignità di quegli operatori che ridanno una speranza a quei bambini, che ti dicono quelle suore: quella famiglia si è riformata, quel ragazzino si è sposato, quella ragazza è uscita dalla strada per ritornare in mezzo alla comunità delle donne e degli uomini, alla terra degli uomini. Siamo andati a incontrare i precari di vario genere. I precari dei Vigili del Fuoco sono l'operazione fiato sul collo, ci aspettano in tutte le stazioni per ricordare. Stiamo lavorando con tutto il governo, con Marianna, per riuscire a risolvere questo tema. Abbiamo ascoltato le voci di chi non è d'accordo con noi. Io ho pensato, quando ho incontrato una mamma in Calabria che mi diceva: mio figlio ha fatto tutto eppure continua a non avere il posto di lavoro, che questa signora, quando io pubblico i post sul Jobs Act che ha messo 978.000 posti di lavoro in più in 3 anni, probabilmente di me pensa tutto il male possibile, perché è vero che ci sono 978.000 posti di lavoro in più, ma questa signora non li vede e quindi paradossalmente la sua rabbia, la sua lontananza, il suo disamore cresce. E tuttavia ci siamo andati, perché noi siamo il Partito Democratico, non siamo una società privata che ha un contratto di consulenza con qualche leader, non siamo un partito di plastica, siamo una comunità di donne e uomini che vanno ovunque, anche là dove c'è da prendersi qualche insulto. E ho visto l'orgoglio dei luoghi della cultura, ho visto un insegnante di Andria che a Canne della Battaglia, vicino a in comune di Barletta, portava i suoi ragazzi a tradurre dal latino i brani, i passi della battaglia, a spiegare lì che cos'era nel rapporto fisico con i luoghi, anche lei trasformava gli spazi in luoghi, era una quinta del liceo scientifico di Andria, a spiegare che quella storia di Annibale riguardava quei ragazzi oggi
e a farlo traducendo all'impronta dal latino e poi interrogandoli davanti ai luoghi della battaglia nel parco archeologico. A me sembra che queste storie italiane, che sono così belle, ci debbono ricordare che noi dobbiamo andare avanti. E dobbiamo farlo con lo spirito di Carmelo che a Rosarno ha messo in piedi una struttura, la fattoria della Piana, 187 lavoratori, 16 milioni e mezzo di fatturato, resistendo alle bombe dell''Ndrangheta e avendo il coraggio di dire che lui andava avanti e che quando siamo arrivati ci ha dato la notizia che il suo pecorino calabrese era in prima classe sulla Delta Airlines dal giorno precedente. Perché? Perché è il segno di un paese che riparte. E lì mi ha detto: guarda che tu devi continuare a dire che si va avanti, non ti devi fermare. Devi continuare a dare, perché per noi il messaggio di dire che ce la possiamo fare è stato fondamentale in questi anni. Certo ci ha servito il Jobs Act, certo ci ha servito lo sgravio fiscale, certo ci ha aiutato tutto il tema complesso e complicato delle riduzioni fiscali, ma ci è servito che voi da Roma diceste: andate avanti, l'Italia ce la può fare, non è finita. E non era facile farlo in un momento in cui tutti gli altri continuavano a dire che l'Italia era finita. Ecco, questo è il punto politico che io vorrei porre alla nostra attenzione. Ce n'è solo uno, ma è questo. Rivendicare i risultati è un nostro dovere. Se questo paese è ripartito, non è ripartito per caso. Ah, ma questo Matteo sei arrogante, non lo devi dire. Se questo paese è ripartito, non è ripartito per caso. Nel 2014 c'era chi voleva portare l'Italia fuori dall'euro e chi questo paese lo ha portato fuori dalla crisi. C'ha un nome e un cognome, Partito Democratico, non altri. Partito Democratico, non altri. Partito Democratico, non altri. Dirselo non è arroganza, è consapevolezza di quello che abbiamo fatto e progetto per quello che dobbiamo fare. E a quelli che ci hanno tutti i giorni da lamentarsi di quello che ha fatto il Partito Democratico, io dico: sì, cambiamo quello che va cambiato, ma partiamo dall'orgoglio di ciò che siamo, perché se non ci rendiamo conto che come eravamo e come stiamo oggi non siamo seri verso la politica, questo è il punto fondamentale. Non è stato frutto del caso. La politica serve ancora. Perché chi dice che non è stato merito nostro, che non è stato merito del PD, di fatto sta dicendo una cosa semplicissima. Sta dicendo che la politica non serve a niente. E ve lo vogliono far credere, ce lo vogliono far credere. Perché l'obiettivo è obbligarci a credere a una tecnocrazia senza anima. Dire che chiunque vada al governo non ci sono alternative tra diverse visioni economiche, tanto tutti fanno la stessa ricetta. There is not alternative, il modello Tina. Non è così. C'è una diversità profonda tra la politica che possiamo fare noi e quella che possono fare gli altri. C'è una diversità profonda tra le politiche. E rivendicare questa diversità e i risultati ha un significato a maggior ragione in una fase come quella che noi stiamo vivendo. Perché ci consente di guardare negli occhi, con un sorriso, quelli che oggi scrivono: sorpresa, l'Italia cresce più della Francia e della Germania. Oggi. Quando negli ultimi 3 anni noi dicevamo: guardate che l'Italia, se fa quello che deve fare, crescerà più della Francia e della Germania, ci prendevano per matti, ci prendevano in giro. Ci davano degli spacciatori di ottimismo, che se proprio uno deve spacciare, meglio spacciare l'ottimismo che altro. Andate a guardare gli articoli di quelli che oggi dicono: che sorpresa, l'Italia va meglio della Francia e della Germania. Gli stessi articoli, 6 mesi fa, 1 anno fa, 2 anni fa. E guardate che cosa dicevamo noi. Ma perché Matteo insisti su questo noi, su questa rivendicazione dei risultati? Perché è fondamentale dire che c'è una bella differenza tra dare una mano al ceto medio con l'operazione degli 80 euro e invece non dargliela e continuare ad avere le misure economiche che c'erano prima. Perché per anni gli imprenditori hanno detto: l'IRAP costo del lavoro va eliminata. L'abbiamo fatto noi, non l'ha fatto il centrodestra. Parlano di flat tax, ma poi le tasse le riduciamo noi. Loro le aumentano, non le riducono. C'è una bella differenza tra continuare a raccontare
che le cose si possono promettere. In campagna elettorale ci sono vagonate di documenti. Ieri Marco Minniti ha sottolineato l'importanza dell'orgoglio di quello che abbiamo fatto. Ma pensate all'IRES, pensate al canone RAI, pensate all'IRAP, all'IMU. Pensate a una misura come quella del bonus diciottenni. A ridaglie col bonus? Sì che glielo ridò col bonus. Sì che ci ritorno col bonus. Perché il bonus diciottenni è una misura che ha consentito agli italiani, ai diciottenni, di comprare nel giro di qualche mese 7.800.000 libri e mettere un diciottenne a vedere un diciottenne che compra un libro nel tempo in cui siamo fissi su Instagram a controllare il telefonino e basta, è un'operazione culturale e politica che rivendico a questa parte della politica. Siamo noi. Tanto è vero che cos'è che fanno questo esercito di trolls, di fake, non vanno sottovalutati, eh? Abbiamo ricevuto qualche giorno fa un rapportino molto preoccupato e preoccupante. Ci sono 57 siti che diffondono fake news in quantità industriale. Tutte le elezioni dei principali paesi occidentali sono state condizionate dall'utilizzo pervicace di fake news. E siccome noi stiamo andando alle elezioni, questo tema non va sottovalutato. Come hanno presentato il bonus diciottenni? Prendendo la misura del bonus diciottenni, prendendo 10 casi, 15 casi di utilizzo sbagliato del bonus, vale a dire di quello che se lo vende per 300 euro, rilanciandolo su tutti i mezzi di comunicazione e raccontando su questa una storia per cui era un abuso costante. Quando Striscia la Notizia ha posto il problema del bonus diciottenni, personalmente ho scritto al comandante generale della Guardia di Finanza e gli ho chiesto: per piacere, comandante, potete dare un occhio di riguardo a questa dinamica, ovviamente nel rispetto delle vostre valutazioni? E la Guardia di Finanza ha risposto a Striscia la Notizia, ovviamente, nei media, a tutti noi, ma non si sono trovati abusi significativi. Ovviamente, come in tutte le misure, ci sarà qualcuno che fa il furbo e bisognerà stangarlo, è ovvio, è naturale, è fisiologico, umano. Il punto è che si vuol far passare un messaggio in cui non c'è possibilità per la politica di incidere. E invece la politica può incidere. Incide nella realtà di tutti i giorni. E c'è una bella differenza tra noi e gli altri. A Roma sono 500 giorni che governa Virginia Raggi. Sono 500 giorni. Eppure la colpa è sempre di quelli di prima. A Torino è sempre colpa di Fassino. Dov'è? È sempre colpa di Fassino. Secondo me la multa che non hanno pagato era stato Fassino. Poi c'è il falso in bilancio. Hanno fatto un falso in bilancio di 5 milioni, hanno aggiunto appena 5 milioni, li hanno tolti, non so se li hanno tolti, aggiunti. Di chi è colpa? È colpa di Fassino. Berlusconi si è ripresentato sulla scena dicendo che lui abbasserà le tasse. Il milione di posti di lavoro non l'ha potuto dire perché l'abbiamo fatto noi. L'IMU sulla prima casa l'abbiamo fatta noi. Gli è venuta quella del bollo sulla prima auto, perché non ne aveva altre. E Matteo Salvini cerca di far dimenticare un centrodestra e una Lega che a Roma ha fatto quello che abbiamo visto, perché le vicende della Roma ladrona diventata Lega ladrona con la truffa ai denari dello Stato sono lì a ricordarci che loro sono diversi soltanto quando non scendono a valle, perché quando scendono a valle rubano più degli altri. A fronte di questo atteggiamento noi presentiamo una linea che è totalmente diversa. Rivendichiamo la politica come luogo della formazione delle decisioni. E voi direte: beh, però rivendicare la politica è troppo semplice. Noi facciamo di più, affermiamo che il mondo ha bisogno di politica. Ieri, nel corso di una delle varie giornate di lavoro, delle varie sessioni di lavoro, Andrea Riccardi ha fatto un bellissimo discorso sull'Africa. Ma cosa ha detto sull'Africa? Ha detto che c'è bisogno di politica italiana ed europea nei confronti dell'Africa. Ha detto che il disinteresse della politica nei confronti dell'Africa ha portato a entrare in Africa i cinesi, i coreani, pezzi importanti di potenze internazionali, ma non l'Unione Europea. Ha dimostrato una volta di più che senza una visione politica l'Africa resterà in mano
di realtà che ne sfrutteranno l'immenso patrimonio senza poter dare una prospettiva di sviluppo. E parlare di politica, a proposito di politica estera, significa preoccuparsi, ancora ieri lo facevamo, sui foreign fighters e sulle persone che possono tornare dai teatri di combattimento. Ma ce ne preoccupiamo perché in quei luoghi l'ISIS, o meglio Daesh, sta perdendo la battaglia. Io ho tra i miei ricordi più cari dei 1000 giorni di governo la visita ad Erbil nell'agosto del 2014 a nome dell'Unione Europea. Ci andammo per dire che l'Unione Europea non si voltava di fronte al disastro che stava avvenendo. 2 mesi prima era caduta Mosul, anche se non era neanche caduta. Non avevamo proprio combattuto gli iracheni. L'esercito era scappato. E i tagliagole estremisti islamici erano entrati in quella città, costringendo migliaia di ragazzine a vivere una vita che facciamo fatica anche semplicemente a definire, costringendo le donne yazidi a vivere in condizioni di schiavitù pazzesca. Queste tematiche mi riguardano, ci riguardano. Noi non siamo dei numerini, noi non siamo delle persone che non hanno l'anima, che non hanno il cuore, che non hanno passione. La politica europea, internazionale, ha bisogno di occuparsi di questo. E affermare l'esigenza della politica di mettere il naso in queste dinamiche qua significa ricordare che senza la politica, come minimo, c'è l'impasse. Quanti hanno detto per mesi e mesi che in Catalogna non sarebbe accaduto niente, perché tanto la Spagna andava bene. Il governo spagnolo non c'era perché c'era una paralisi istituzionale. Ma che problemi abbiamo? Dov'è il problema? La Spagna sta facendo bene a livello di PIL. I posti di lavoro finalmente tornano a crescere. Il PIL spagnolo è trainato dal deficit, dico io, perché al 5% di deficit riuscirebbe a chiunque correre a quelle velocità. Tutti a dire, ragazzi, non c'è problemi, la Spagna è a posto. Perché? Perché la Spagna viaggia. Poi accade una cosa molto semplice. Accade che in Catalogna, in quell'anno lì, in quell'anno e mezzo di mancato governo, in quell'anno e mezzo di paralisi, in quell'anno e mezzo di difficoltà politica, si rompe il filo del dialogo. Il governo centrale e il governo regionale non riescono più a parlarsi. Quando non c'è la politica, ditelo ai tecnocrati, ditelo agli antipolitici, ditelo ai populisti, quando non c'è la politica, quel messaggio di dialogo e di costruzione di comunità viene meno. E allora, da questo punto di vista, la vera questione che ci riguarderà per i prossimi anni è come portare non il fiscal compact avanti. Il fiscal compact va chiuso in un pacchetto e va certo messo da parte, non va inserito nei trattati, perché il fiscal compact rappresenta una cultura dell'austerity che ha fatto soltanto danni nell'economia europea. Il punto vero è che va fatto un political compact in Europa, un social compact in Europa. Spiegare che l'Europa non avrà futuro se non mette al centro la dimensione comunitaria, civile, culturale, ideale, in una parola, la dimensione politica. Ecco perché noi siamo quelli che chiedono l'elezione diretta del Presidente della Commissione. Ecco perché siamo pronti alle liste transnazionali. Ecco perché nel silenzio dell'opinione pubblica noi diciamo con forza che sì che vogliamo più Europa. Ma non l'Europa della tecnocrazia e della burocrazia soltanto. Perdonatemi, ma quando l'Europa parte, da cosa parte? Parte dal carbone e dall'acciaio. Parte dal carbone e dall'acciaio non perché fossero interessati all'unione economica del carbone e dell'acciaio, ma parte dal carbone e dall'acciaio perché i padri fondatori, geni, visionari, statisti, uomini capaci di pensare alle generazioni successive, scelgono il carbone e l'acciaio come lo strumento attraverso il quale, gli strumenti attraverso i quali poter dare una identità uniforme all'Unione Europea, allora a 6, nella foto del 1957. Oggi qual è il carbone e l'acciaio di domani dell'Europa? Non siamo più a 6. Siamo 28 paesi, uno se ne sta andando, ci sono paesi divisi al loro interno, c'è una frizione e una frammentazione costante. O noi troviamo il carbone e l'acciaio dei prossimi 20 anni, che per me sono l'identità, la cultura, la conoscenza, la sfida tecnologica, la ricerca, oppure l'Europa non ha un domani. E porre questi temi non è da populisti, è da quelli che vogliono sconfiggere i populisti. Se non poni questi temi, vincono gli altri.
La difesa della politica è la nostra chiave. E la difesa della politica significa attaccare il populismo sapendo che la definizione di populismo è praticamente impossibile. Mi viene in mente un bellissimo brano di Alessandro Baricco in Novecento, che poi è stato ripreso in un film, che è La leggenda del pianista sull'oceano, che è la trasposizione cinematografica di questo film. Quando il trombettista si mette a suonare, e impressionato e ammirato, l'uomo che doveva dargli il via libera per salire sulla nave gli chiede: che cos'è? Dice: non lo so, se non sai cos'è, allora è jazz. Quando un commentatore o un politico non sa che cosa dire di un fenomeno politico, dice populismo. E non lo dico con polemica, lo dico perché l'Economist, nel presentare il populismo in un articolo di dicembre 2016, prova a mettere insieme storie diverse. E dice: Trump è populista, sì. Qual è la posizione di Trump sull'immigrazione? Facciamo un muro. Però anche Podemos è populista. E Podemos cosa dice? Diritto di voto a tutti gli immigrati. Duterte, il presidente filippino, è populista, sì. Lui vuole la pena di morte per chi tocca la droga. Ma anche Morales, il presidente boliviano, è populista. E lui è quello che vuole la diffusione della coca. E continua l'Economist: è populista l'Olanda di Wilders e la Polonia dell'attuale partito, leader, che hanno opinioni diametralmente opposte sull'integrazione europea e sul modello di diffusione e di gestione del dibattito pubblico nel nostro continente. Se non sai cos'è, allora è populismo. Noi in Italia, per non farci mancare niente, non abbiamo un populismo diverso da quello americano, da quello spagnolo, da quello boliviano, da quello filippino, da quello olandese, da quello... Noi ne abbiamo due insieme, perché noi siamo l'Italia. E quindi, dovendo giocare la carta dell'Italia, facciamo due populismi diversi. Abbiamo il populismo del Movimento 5 Stelle, che a sua volta è un giorno per l'Europa, un giorno contro. E abbiamo il populismo della Lega, che ha attratto a sé il centrodestra e Berlusconi. Un anno fa nessuno avrebbe creduto all'ipotesi che gli amici della Merkel in Italia si mettessero insieme agli amici della signora Le Pen. Non ci avrebbe creduto nessuno che i popolari europei avrebbero fatto un accordo con i populisti europei. Eppure è così oggi. Allora, quando sento dire che certe prese di posizioni nostre sono ispirate dal populismo, lasciate che vi dica che l'unica vera forma di alternativa al populismo è la politica. E ve lo dico partendo dalle banche e dai vitalizi. Perché su questi due temi bisogna giocare a carte scoperte senza alcuna preoccupazione, senza alcuna paura, anche su tanti altri. Io non entro nelle dinamiche di questa settimana. Perché? Perché noi siamo un partito democratico. Abbiamo discusso. Le istituzioni hanno deciso e ieri abbiamo accolto con un grande applauso e abbraccio Paolo Gentiloni qua insieme a noi, e vorrei che questo abbraccio fosse confermato dal vostro applauso adesso. Quella è una vicenda che riguarda il passato, la scelta, la designazione del governatore della Banca d'Italia. Punto, a capo. Ma perché insisto su questo tema per mostrare la differenza tra la politica e il populismo? Perché negli anni della tecnocrazia al potere in Italia, per esempio nel 2012, la politica ha abdicato di fronte alla propria responsabilità. Quando l'Europa stava scegliendo di salvare le banche e poi di cambiare le regole, e la Germania della Merkel ha messo 247 billion su questo, e la Spagna ha utilizzato i soldi di tutti per salvare le banche spagnole, l'Italia ha scelto di non mettere bocca sulla gestione delle banche. Non solo, ma ha accettato delle regole bancarie che hanno oggettivamente indebolito il nostro sistema. Questo ci ha obbligato a rincorrere noi, oggi, qui, le crisi bancarie. E ci ha obbligato a farlo facendo più fatica. Perché nel momento in cui devi rincorrere fai più fatica di prima, è ovvio, è evidente, è naturale, è fisiologico. E nel momento in cui rincorri e fai più fatica, ci sta che i populisti ti attacchino e ti dicano che tu hai salvato le banche quando le banche le hai messe in liquidazione, che tu hai salvato i manager quando i manager li hai commissariati,
che tu hai salvato gli interessi di qualcuno, quando l'unico interesse che noi abbiamo salvato, e che voglio che sia chiaro ai 57 siti delle fake news, a chi non ha fatto un articolo sulla crisi bancaria per 20 anni e poi si è svegliato tutto insieme, l'unica cosa che noi abbiamo salvato sono stati i conti correnti dei cittadini, dei risparmiatori, delle famiglie e delle persone di questo paese. Insistere nel dirlo è per me un elemento intanto di libertà personale. Se uno non avesse la libertà personale di dire quello che pensa, dovrebbe non fare politica. È un fatto personale di forza. Noi non abbiamo scheletri nell'armadio, non abbiamo niente da temere. È un atto però che in un tempo in cui c'è un pensiero unico anche nei dettagli dei principali opinionisti e commentatori, che sembrano ignorare il fatto che per 15 anni in Italia c'è stato un intreccio perverso di interessi aziendali, di questioni editoriali, di dinamiche politiche e di gestione e vigilanza bancaria, in questo intreccio così complesso io rivendico alla donna che fa i tortellini alla festa dell'Unità di Bologna il diritto di non essere presa in giro e chiamata la quella che difende i banchieri e i manager superpagati. Difendo la dignità del PD, non difendo una parte politica soltanto. Difendo i nostri iscritti quando combatto su questi temi e difendo l'esigenza della politica di far sentire la propria voce. Quando ci dicono che noi siamo il partito dei petrolieri e dei banchieri, io dico che bisogna stare un po' nelle cucine delle feste dell'unità per dire grazie a chi chiede unità, non vuole polemiche, non vuole discussioni e si spacca la schiena per 2 settimane per dare una mano agli altri. Questa è la comunità del Partito Democratico, non altri. Non è populismo, è politica. Così come pure sui vitalizi, io spero che sia chiaro. Ah, ma state inseguendo Grillo. È Grillo che sta inseguendo Richetti, che è un'immagine non bellissima peraltro. È Grillo che sta inseguendo Richetti perché Richetti questa proposta l'ha fatta in Emilia-Romagna, quando faceva il presidente del Consiglio regionale, togliendo per la prima regione i vitalizi ai consiglieri regionali. Ed è una proposta che Richetti ha rilanciato il primo giorno in cui eravamo in Parlamento, che è stata votata dalla Camera e che io sono certo che il Senato voterà senza modifiche, perché ne va della credibilità del Partito Democratico. Sono i grillini che votano la legge Richetti, non siamo noi che stiamo inseguendo i grillini, e lo facciamo in un momento in cui le dinamiche delle pensioni sono quelle che sappiamo. Ah, ma questo è un tema complicato, perché è un tema che ci pone questioni. Sì, è la politica, è la politica. Vedete, se noi siamo nelle condizioni di affrontare tutti gli argomenti con la libertà, la tranquillità, la serenità di chi guarda in faccia i problemi e non si tira indietro, di chi è libero dentro, di chi non si preoccupa di che cosa farà da grande, ma si preoccupa del proprio paese, di chi non ha un retropensiero per cui dice mi conviene stare zitto perché almeno è meglio, se noi guardiamo la campagna elettorale con questo spirito, allora noi termineremo la campagna elettorale essendo il primo gruppo parlamentare del nuovo Parlamento. Se noi giochiamo alla meno, impauriti, in difesa, col catenaccio, in questa dinamica in cui tutti i problemi sono soltanto sul PD, in cui qualsiasi cosa che qualcuno dei nostri dica viene postato al microscopio, viene messo sotto ogni tipo di rallenti, viene controllato da tutti i punti di vista, allora noi no, il gol lo prendiamo prima o poi. Ecco perché per me è fondamentale dire grazie a Maurizio Martina e a chi ha lavorato sulla costruzione della conferenza programmata. Verrò anche al tema dei contenitori e quindi delle alleanze, ma prima ritorniamo sui contenuti, stiamo qui sui contenuti. Stare sui contenuti significa dire che noi vogliamo parlare e affrontare le questioni per il futuro. Ci chiedono discontinuità, non lo so su cosa, parliamo, noi siamo pronti a tutto. Vogliamo togliere gli 80 euro a 10 milioni di persone? Non lo farei io, però ce lo dicano. Vogliamo togliere la 14ª a 3 milioni e mezzo di pensionati? Io credo che soffrano già abbastanza quelli che hanno una pensione bassa. Vogliamo dire che i 100.000 della buona scuola, siccome la buona scuola non ci è piaciuta, li licenziamo tutti o li rendiamo di nuovo precari? Io credo che non sia una cosa che convenga fare in questa fase. Ma se vogliamo parlare di futuro, apriamoci. Qui si è discusso di salario minimo. Non è una proposta che noi abbiamo portato avanti nel corso dei 3 anni di governo. Ma perché no? È una ipotesi su cui possiamo ragionare e riflettere? Ci stiamo. Qui si è discusso di ambiente in modo anche diverso, abbiamo fatto un sacco di cose sull'ambiente. Ieri
Rossella Muroni, presidente di Lega Ambiente, ci ha in qualche modo rimproverato del fatto che abbiamo fatto tante cose e ce le siamo comunicate abbastanza poco. Le smart cities sono il futuro del nostro paese, perché comunque in tutto il pianeta, da qui al 2050, la metà dei cittadini andrà a vivere dentro le città, lascerà le campagne, le periferie e starà dentro le città. La vera scommessa è come non creare dei ghetti, è come investire nelle periferie. L'abbiamo fatto, vogliamo farlo di più, facciamolo. Vogliamo affrontare sul serio la questione del referendum della Lombardia e del Veneto? Facciamolo. Sapendo che bisogna ridurre le tasse e rendere più organico, più organizzato, più efficiente il livello amministrativo del nostro Paese. Vogliamo parlare seriamente di, con le parole di un grandissimo padre della patria, Aldo Moro, siamo andati a Maglie a visitarne la casa natale. Questo Paese, diceva Aldo Moro, non si salverà. E la grande stagione dei diritti risulterà effimera se non nascerà un nuovo senso del dovere. Proponiamo il servizio civile universale per donne e per uomini, almeno per un mese. Vogliamo discutere di futuro? Facciamolo. Ma siamo in splendida, in beata solitudo? Lo facciamo lo stesso noi. Discutiamone davvero, dall'edilizia scolastica alle questioni dell'università e della ricerca. Io penso che dobbiamo avere due parole chiave. Uno, abbassare le tasse sul lavoro, ancora. Che non vuol dire fare grandi discorsi, vuol dire dire che il Jobs Act ha funzionato anche grazie agli incentivi, grazie all'articolo 18 e grazie agli incentivi, grazie alla parte normativa e grazie agli incentivi fiscali. O noi abbiamo la forza e l'intelligenza di dire che non è il reddito di cittadinanza la soluzione per tutti, ma è la creazione di posti di lavoro, in particolar modo al Sud, o non siamo un partito di sinistra. Vuol dire metterci altri soldi nei prossimi 5 anni, nella prossima legislatura, per fare una cosa che tutti hanno detto non ha funzionato. E meno male non ha funzionato, 978.000 posti di lavoro in più. Se funzionava, che si faceva? La piena occupazione nel giro di un triennio. È evidente che su questo tema c'è da lavorare, ma è altrettanto evidente che l'unica soluzione è quella di dire: metti i soldi in tasca, ti tasso. Metti i soldi in azienda o crei posti di lavoro, ecco l'incentivo. Ma questo è un modello legato ai bonus? Sì. Questo è un modello legato alla riduzione delle tasse a chi crea posti di lavoro. Perché se tu levi un ragazzino di 20 anni dalla strada e lo metti a lavorare, o, lasciatemelo dire perché questo viaggio in treno mi ha molto segnato, sono tantissimi, un 50enne che perde il posto di lavoro e che non sa dove battere la testa per ritrovarlo, se tu lo prendi e gli dai un'altra occasione, un'altra possibilità, questo Paese è un Paese più tranquillo. Ridurre le tasse a chi crea lavoro. E dall'altro, dare più tasse l'hanno fatto, diciamo, un obiettivo che è già fatto da altri. Ridurre le tasse a chi? Alle famiglie. Oggi uno che ha 1.600 euro non prende gli 80 euro, magari ha 3 figli, e non ci arriva alla fine del mese. Il secondo figlio è il primo strumento, secondo gli indicatori, il primo indicatore che porta una famiglia verso il livello della povertà. Guardate che, se ci pensate, è assurdo, è allucinante. Tagore diceva che ogni figlio che nasce reca al mondo il lieto annuncio che Dio non è stanco dell'uomo. Se il secondo figlio, no, applaudite Tagore, ma se non c'è una politica fiscale che permetta di ridurre le tasse e di evitare questa crisi che rischia di esserci dal secondo figlio, che conferenza programmatica facciamo noi? Allora, da questo punto di vista, io ho fatto una proposta l'altro giorno su Avvenire, secondo me non se ne sono accorti, perché... per cercare di evitare di dire 80 euro anche per ogni figlio, ho detto 1.000 euro all'anno per chi ha figli sotto i 18 anni. E quindi nessuno ha fatto polemica. Appena si renderanno conto che in realtà questa misura di 1.000 euro sono gli 80 euro per ogni figlio, partirà una buriana di proporzioni epiche. Io non so se questa è la soluzione migliore o se dobbiamo andare su un'altra. Ma dico che per un bambino che nasce, e che fino a, ovviamente non per i figli dei super ricchi o di chi ce la fa tranquillamente, dire a uno che guadagna 1.600 euro e che ha 2 figli, che può avere 160 euro al mese puliti, netti, fin tanto che non arriva a 18 anni il più grande, a me sembra una cosa che dà un senso di respiro, di libertà, di maggiore forza, e dice finalmente che noi diamo una mano anche alle famiglie, non soltanto ai diritti di chi già i diritti li ha. È una piccola misura, dice, ma come la paghi? Con l'operazione Back to Maastricht. Qualcuno ne sta più discutendo? Noi pensiamo che per la prossima legislatura o l'Italia
sceglie di superare i vincoli che derivano dal fiscal compact con un'operazione che tenga insieme il debito, operazione Capricorn, e il deficit, oppure non si va da nessuna parte. Noi l'abbiamo detta sta posizione qua. Libera dai 30 ai 50 miliardi di euro. Qualcuno li vuol mettere in investimenti. Gli investimenti ci sono in Italia, il problema è che non partono perché c'è la burocrazia che li blocca. Perché Norman Foster ha messo 4 anni a fare il terminal dell'aeroporto in Cina, ha messo 20 anni a fare il terminal dell'aeroporto a Londra e ancora non sa il fine pena della stazione alta velocità di Firenze. Parlo di cose che conosco. È evidente che noi abbiamo un problema di investimenti che non è semplicemente economico e che deve portare la riduzione, la semplificazione ulteriore della pubblica amministrazione. Ma il punto, secondo me, cruciale e fondamentale è che i denari che ci sono pronti da essere spesi, vanno incanalati e indirizzati, come abbiamo cercato di fare nei primi periodi della ripartenza dell'Italia, e che portano oggi le misure che conosciamo, i dati che conosciamo, Istat che dice che cresciamo in modo quasi doppio rispetto alle previsioni, Standard & Poor's, lo ricordava ieri il Presidente Gentiloni, che rialza il rating del Paese dopo anni di downgrade, l'export che dà una prospettiva di crescita, Maurizio sa bene, in particolar modo nel suo settore, nell'agroalimentare, che è straordinariamente forte. Abbassare le tasse sul lavoro, abbassare le tasse alle famiglie. Ma questo come si può fare? Si può fare semplicemente cercando nei prossimi mesi di essere capaci, boom, 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 ogni giorno, di imporre un'agenda di contenuti. Non mi sfugge che molti di voi sono in attesa soprattutto di sentire la parte sui contenitori, più che sui contenuti, sulle alleanze. C'è un dato di fatto oggettivo che va sottolineato con grande forza. Grazie alla tenacia delle donne e degli uomini del Partito Democratico in primis, dei parlamentari del Partito Democratico, e grazie al coraggio e alla tenacia di Ettore Rosato, noi abbiamo una legge elettorale. Prima non c'era una legge elettorale fatta dal Parlamento, o meglio c'era, ma era modificata. E a quelli che dicono che la legge elettorale l'abbiamo fatta senza avere la certezza di la sera stessa di sapere chi sarà il vincitore, io dico sì. C'era un modo per sapere il vincitore la sera stessa delle elezioni. Era votare sì al referendum del 4 dicembre. Si è votato no e adesso noi prendiamo atto delle conseguenze. Le conseguenze è che io sono andato a casa e va bene. Ma la conseguenza è che non c'è la possibilità di saperlo la sera stessa, perché c'è soltanto il ballottaggio col sistema monocamerale che ti consente di avere la certezza di questo. Emmanuel Macron ha vinto col 23% al primo turno. In Italia sarebbe stato considerato da certa stampa un pericoloso attentatore, un uomo della deriva autoritaria. Ha vinto col 23% al primo turno. Punto. Si volta pagina, si guarda al futuro. La legge elettorale che il Parlamento ha approvato è una legge elettorale con la quale dobbiamo fare i conti ed è evidente che impone le coalizioni. E io condivido dall'A alla Z il discorso di Gentiloni ieri, laddove in particolar modo esprime con forza il messaggio che il PD deve essere il perno del prossimo governo e quindi di una coalizione in grado di essere ampia, inclusiva, plurale. Aggiungo, nessun insulto del passato per me costituisce ragione per mettere dei veti. Io i veti non li metto e chiedo al PD di non mettere i veti nei confronti di nessuno, di superare gli insulti che abbiamo ricevuto, perché pensiamo che non si viva di risentimenti o di rancori. Quindi noi siamo in una totale, trasparente, aperta disponibilità. Non abbiamo bisogno di mettere i veti. Vogliamo prendere i voti? Capisco le facce di qualcuno qui dentro che è entusiasta di questa frase. Ma credo che per le prossime elezioni siano molto più importanti i voti dei veti. Il punto però è che questo schema di gioco richiede al centro una capacità di essere più aperti. Non si possono mettere i veti nemmeno sulle realtà che vengono dal centro. Perché se noi pensiamo che ci sia un populismo pericoloso, quello dei 5 Stelle, e un estremismo populista, quello della Lega e di Forza Italia, non è che possiamo permetterci
di chiudere l'alleanza senza avere uno sbocco anche a quello che è il nostro centro. E dall'altro, non possiamo permetterci di mettere dei veti alla nostra sinistra. Non ci possiamo permettere di mettere dei veti alla nostra sinistra, sapendo che noi non rinunciamo alle nostre idee. Se c'è qualcuno che pensa che fuori dal PD sia più facile difendere gli ideali della sinistra, lo faccia. Noi siamo pronti a discutere e a ragionare insieme. Io credo che senza il PD, fuori dal PD, non ci sia la rivoluzione socialista, ma ci siano Salvini o Di Maio. Ma questa è una mia opinione. Se però c'è la disponibilità da parte dei nostri amici e compagni di strada, da un lato al centro, dall'altro a sinistra, di creare delle strutture, già ci sono alcune, e di aprire un ragionamento sui contenuti, ci siamo. Non rinunciamo alle nostre idee. Non rinunciamo, discutiamo, confrontiamo. Là dove c'è una coalizione dobbiamo ciascuno farsi carico degli altri, non dobbiamo avere una visione egemonica. Però c'è un punto che mi sembra importante. Questo giudizio che io do non può prevedere una abdicazione di fronte alla realtà che abbiamo visto in questi giorni, in queste ore. Lo dico perché se ho vissuto con grande dolore il fatto che il Presidente del Senato abbia lasciato la tessera del Partito Democratico, e mi dispiace, devo anche avere il coraggio, e mentre dico questo dico anche che noi non facciamo polemiche con la seconda carica dello Stato, perché siamo persone rispettose delle istituzioni, dico anche con la stessa chiarezza, con la stessa franchezza, con la stessa forza, che non è per noi condivisibile l'espressione «la fiducia parlamentare è un atto di violenza». Noi non possiamo accettare che si dica che un atto del diritto parlamentare è un atto di violenza. Lo dico perché non è stato un atto di violenza aver messo la fiducia e aver approvato la legge di bilancio che ha liberato i soldi per il reddito di inserimento, dicembre 2016. Non è stato un atto di violenza aver messo la fiducia sulla legge che ha portato al processo penale, e non è stato un atto di violenza aver messo la fiducia sulla legge che permette a due persone dello stesso sesso di unirsi civilmente. La fiducia non è un atto di violenza, e ridirlo serve ad accettare un vocabolario non da ultra, non da estremisti. Noi non vogliamo un vocabolario da estremisti e da ultra, non lo vogliamo noi, e contestiamo quelli che lo utilizzano. Iniziando a dire in queste ore, un uomo ci ha criticato fortemente, e a quest'uomo, a cui tanti di noi debbono molto, sono stati rivolti epiteti inguardabili e ingiuriosi. Io non sono d'accordo con le cose che egli ha detto in Parlamento e sui giornali, ma non permettiamo a nessuno di insultare Giorgio Napolitano come ha fatto Alessandro Di Battista. Perché c'è un limite alla decenza, e questo limite chi dà di vigliacco al Presidente Emerito lo ha sorpassato. Noi stiamo dalla parte della difesa della civiltà, del confronto e del dialogo. Non è violenta la fiducia, non è vigliacco chi non la pensa come te. Non è eversiva una mozione parlamentare approvata col voto del governo. Ridiamo importanza alle parole. Nanni Moretti, le parole sono importanti. La violenza oggi non è quella. La violenza è quella che porta delle persone a esclamare inni e messaggi fascisti dentro le scuole, dentro gli stadi, dentro i luoghi della società. Questa è la violenza, non il fatto che uno possa avere un'opinione diversa. E lo voglio dire con grandissima forza, quando vediamo l'immagine di Anna Frank presa in giro dai tifosi di una squadra di calcio, noi diciamo che stiamo dalla parte dei nostri fratelli ebrei e stiamo dalla parte di chi difende la dignità, di chi difende la libertà, di chi difende la democrazia, di chi rifiuta il nazifascismo anche oggi e condanna la Shoah come una delle immagini più drammatiche del nostro tempo. Lo voglio dire perché accanto all'impegno politico c'è un impegno pre-politico. È stato bello sentire negli stadi di calcio risuonare le parole del diario di Anna Frank. Io mi sono andato a rileggere Etty Hillesum, una delle più straordinarie figure vittime della Shoah. Per me, nel mio personale pantheon di riferimento, insieme a Dietrich Bonhoeffer, forse una delle figure più impressionanti. Etty Hillesum scrive delle parole piene di fede, piene di dolore, piene di disagio,
piene di bellezza. E nel momento in cui sta per essere trascinata verso i campi, diranno: abbandonammo il campo piangendo, abbiamo abbandonato il campo piangendo, nel diario che poi lascia dal vagone. Lei riesce a scrivere, pregando: anche se a priori non posso prometterti niente, cercherò, mio Dio, di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me. Perché se vince l'odio, il mondo non riuscirà a spostarsi di un solo centimetro dal fango. E se mi chiuderanno in una cella, sarà già una fortuna vedere due alberi. Li guarderò come fossero un bosco. Ci sono delle pagine di donne e uomini vittime della Shoah, delle lettere dei condannati a morte della Resistenza, che i nostri ragazzi non conoscono minimamente. Pensano che sia una battuta fare dei commenti stupidi o idioti come quello che abbiamo visto nei confronti di Anna Frank. E allora noi abbiamo bisogno di formare i nostri giovani alla politica, come abbiamo fatto qua con la scuola Pasolini. Vorrei ringraziare Massimo Recalcati e tutti i ragazzi che ci hanno lavorato. Come facciamo costantemente nell'andare a combattere le bufale sui social? Come faremo insieme al leader della sinistra mondiale, che si chiama Barack Obama, a partire da domani a Chicago, all'Obama Summit Foundation? All'Obama Foundation Summit, più correttamente. Il mio shish è sempre molto forte. Il grande messaggio che noi abbiamo il bisogno e il dovere di dare è che la politica è una cosa seria. Ho fatto un lungo intervento, diverso dal solito. Tutto incentrato sul valore e sulla nobiltà dell'impegno per la cosa pubblica. Che vuol dire che noi siamo una squadra, amici e compagni del Partito Democratico, e che si possono avere opinioni diverse tra di noi, ma non ci possiamo permettere baruffe continue e divisioni assurde. Perché siamo il punto di resistenza a un modello culturale, prima ancora che sociale e politico, che è esattamente la negazione dei valori che esprimiamo. E ha ragione Orfini, quando è intervenuto prima, a dire che questo non basta, perché bisogna raccontare una visione di futuro positivo, non soltanto legata alle cose, alle preoccupazioni. È vero, è talmente vero che le immagini dell'Italia dei prossimi 10 anni sono le immagini dell'Italia del terzo settore, dell'Italia dell'innovazione, dell'Italia di Sergio Gaudio, che dagli Stati Uniti racconta quello che è stato fatto insieme ai centri di ricerca italiani. Ma bisogna investirci di più. Abbiamo poco più di 100.000 ricercatori, dobbiamo arrivare nell'arco di un decennio a 200.000. Quanti ne ha la Francia e quanti ne ha l'Inghilterra? La Germania ne ha 300.000. Abbiamo un sistema dell'università e della ricerca che ha dei punti di eccellenza straordinari, ma che ancora in alcune realtà è figlia degli accordi, degli incroci, delle piccole dinamiche interne che vengono spesso attribuite alla politica, ma che anche la classe dirigente e la società presunta civile presenta esattamente come la politica, e che dobbiamo cambiare nel mondo della politica e nel mondo della società civile. Questa è la responsabilità istituzionale. Sapere che il PD ha un compito enorme: scommettere su un modello che non sia il modello della polemica a tutti i costi. Io avrei ben donde, avrei molti motivi per fare polemica. Hanno detto che noi siamo stati eversivi nel momento in cui, nei mesi in cui, debbo a Francesco Cunda di questa riflessione, pezzi delle istituzioni creavano prove false per attaccare me o addirittura, cito virgolette, per arrestare il padre dell'allora Presidente del Consiglio. Pezzi dell'intelligence di questo Paese, pezzi delle istituzioni. Io ho chiesto alle donne e agli uomini del Partito Democratico di non attaccare e di non replicare, perché noi siamo quelli che credono nelle istituzioni e sanno che le istituzioni hanno gli anticorpi per poter combattere eventuali problemi come questo. Quindi noi non siamo quelli che possono gridare all'eversione o che hanno voglia di fare polemiche, ma siamo anche ben lontani da un modello culturale in cui sempre e costantemente il Partito Democratico deve essere al centro delle polemiche e delle contestazioni. Siamo una squadra. Il problema non è chi di noi governerà nei prossimi anni. Il problema è se governeremo noi o governeranno gli altri.
E questa è l'unica cosa che a me interessa, riportare il PD al governo del Paese, e lo possiamo fare se facciamo una campagna elettorale in cui sappiamo distinguere tra una coalizione ampia, forte, plurale, che metta in campo i migliori candidati. Non sempre i migliori candidati sono quelli pieni di preferenze nei collegi, magari lo sono sul proporzionale. Che metta persone che siano in grado di prendere i voti e di portare pezzi di futuro dentro il Parlamento, e dall'altro avendo il coraggio e la forza di dire che il Partito Democratico non può farsi costantemente fare la morale da quelli che in questi mesi, in questi anni, hanno prima distrutto la credibilità del Paese. Hanno fatto accordi come quello di Dublino, che ci ha costretto a rincorrere l'emergenza immigrazione. Poi ieri abbiamo condiviso un passaggio per cui l'immigrazione non può essere considerata un'emergenza, ma nasce dalla scriteriata avventura in Libia e nasce dal fatto che l'accordo di Dublino portava in casa nostra tutte le responsabilità derivanti dall'immigrazione. Nasce dal fatto che per anni l'Italia all'estero è stata vista come uno zimbello di cui prendersi gioco. Nasce dal fatto che per anni si è detto che con la cultura non si mangiava e si sono tagliati investimenti pazzeschi sulla cultura che noi abbiamo invertito, in cui senso noi abbiamo invertito in queste ore. Noi siamo una squadra. Il problema non è chi di noi sarà il governo, il problema è se ci saremo noi o ci saranno gli altri. E allora, ci sono di fronte a noi 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi. Alla stanga, mettiamoci al lavoro. Mettiamoci ad ascoltare gli altri. Andiamoci con la forza di ciò che noi rappresentiamo, con l'orgoglio dei risultati, ma anche, lasciatemelo dire, con un po' di passione per l'Italia. L'altro giorno eravamo a Recanati e ci pensavo, sentendo l'intervento di Enzo De Luca ieri che citava De Sanctis, cioè tra i tanti collegamenti culturali che possiamo fare, quello che porta Giacomo Leopardi tra Recanati e Torre del Greco, tra l'infinito e la ginestra. E proprio pensando a questo, reminiscenze liceali, ma me la sono andata a controllare perché non me la ricordavo tutta, portano... che ridi, non credo che la ricordassi te, insomma, oh, insomma, punti di vista, che portano a quella straordinaria immagine che la ginestra è la bellezza che vince contro il dolore, la disperazione, è la resilienza, è la forza di chi riesce a ripartire. Ma alcune delle pagine di De Sanctis, di cui si celebra il bicentenario della nascita in questo anno, se non ho capito male, sono meravigliose. Dicono: Leopardi produce l'effetto contrario a quello che si propone. Scrive De Sanctis. Non crede al progresso e te lo fa desiderare. Non crede alla libertà e te la fa amare. Chiama illusioni, l'amore, la gloria, la virtù e te ne accende in petto un desiderio inesausto. E non puoi lasciarlo che non ti senta migliore. E non puoi accostartegli che non cerchi innanzi di raccoglierti e purificarti, perché abbia da arrossire al suo cospetto. È scettico e ti fa credente. E mentre non crede possibile un avvenire men tristo per la patria comune, ti desta in seno un vivo amore per quello e ti infiamma a nobili fatti. Ha così basso concetto dell'umanità e la sua anima già gentile, alta e pura, l'onora e la nobilita. Io penso che noi dobbiamo fare i conti ogni tanto su quello che siamo, perché noi andiamo avanti a testa bassa, non ci rendiamo conto di un tramonto, non ci rendiamo conto della bellezza di ciò che siamo, non ci rendiamo conto della grandezza dell'Italia. Siamo partiti sul treno e tutte le volte che giravamo c'era un'immagine, oh però, guardate che abbiamo incontrato le aziende in crisi, abbiamo incontrato la realtà che non ce la fa, ma quanto ci ha meravigliato la straordinaria forza di questo Paese. Viene da commuoversi a pensare a quanto è grande, forte, nobile, bella è questa nostra patria. E uso la parola patria, perché è quel patriottismo dolce che può fare la differenza. Questa bellezza impone che noi siamo all'altezza del compito che ci siamo dati e che abbiamo di fronte a noi. L'Italia l'abbiamo portata fuori noi dalla crisi. Non basta. C'è un sacco di gente che ancora non ce la fa, ci sono un sacco di opere ancora lasciate a mezzo, c'è un sacco di lavoro da fare. Io credo che nei prossimi mesi, insieme al governo guidato da Paolo, e nella prossima legislatura, cercando di fare da soli, con
da soli nel senso come coalizione, non vorrei far prendere uno stranguglione alla prima fila, da soli intesa come coalizione, cioè senza andare alle larghe intese. E anche su questo chiariamoci, più prenderà voti il PD, più lontane saranno le grandi intese, meno voti prende il PD, meno voti prende il PD, più sarà facile fare il governo di grandi intese. Non dipende da noi, se il PD prende i voti non ci sono le larghe intese. Giochiamola pulita la partita, perché sennò ci si prende in giro. Dobbiamo farlo come Partito Democratico e vorrei dare il benvenuto a chi come Dario Stefano ieri ha dato questa disponibilità, viene da SEL, starà con noi, è uno di quelli che ha fatto il percorso un po' controcorrente in questo momento, sembra contromano in autostrada, ma lo faremo con la coalizione che noi ci impegniamo a costruire, senza rinunciare ai nostri ideali, ai nostri valori, ai nostri risultati, ma sapendo che se c'è una forza politica qui nell'Italia del 2017 che può guardare a testa alta i propri concittadini, quella forza ha un nome e cognome, si chiama Partito Democratico, dovete esserne orgogliosi. Grazie a tutti e buona domenica. Avanti, avanti insieme.